C'erano tanti giovani italiani immigrati di seconda generazione, c'erano migranti, donne, uomini, qualche bambino. In tanti hanno sfilato per le vie di Padova per chiedere giustizia e verità per Oussama Ben Rebah, il tunisino di 23 anni, morto annegato nel Brenta lo scorso 10 gennaio per sfuggire a un controllo di polizia a Ponte Vigo d'Arzere. Oussama purtroppo non è la prima persona che muore in queste condizioni e quindi ci dobbiamo ammettere che in Italia c'è un problema. C'è un problema sicuramente di razzismo istituzionale, quando le istituzioni hanno delle leggi che portano queste persone verso la clandestinità. Ad Oussama la vita non ha risparmiato niente. Sicuramente se questo fermo non avrebbe avuto questa fine, Oussama si sarebbe ritrovato in un CPR, dove sappiamo che le condizioni di vita sono disastrose, dove tra l'altro l'unica cosa che ti imputano è quella della tua condizione dei documenti, quindi della clandestinità, di uno Stato che ti spinge sempre di più verso la clandestinità. Arrivano da Milano, da Palermo, con il sostegno di molti giovani padovani e sostenitori del nascente coordinamento antirazzista italiano, che ricordano come ci sia una famiglia a piangere Oussama. C'è una famiglia che sta vivendo un lutto, c'è una comunità che sta vivendo un lutto e noi vogliamo essere solidari alla famiglia e vogliamo anche far capire alla città qui a Padova che noi ci siamo, esistiamo e che non è possibile pensare che se una persona migrante che viene continuamente considerata invisibile muoia non esista una comunità di supporto. Noi ci siamo, esistiamo e ci saremo sempre.